intanto da padrone di casa mi permetterete di fare gli onori, quindi ringraziare ovviamente il sindaco del comune di Montecorvino Pigliano Alessandro Chiola, la dirigente scolastica del Tasso Elena Sant'Arcangelo, che ci onoriamo di avere anche nel comitato tecnico scientifico della fondazione, tutti gli organi di stampa presenti e tutti coloro che sono collegati con noi. Si presenta il progetto Educare, Ricreare Socialità, un progetto aperto ai giovani del territorio. Sì, allora la Fondazione Saccone fondamentalmente si è presentata dal primo giorno di attività come un hub territoriale per lo sviluppo del territorio e per la valorizzazione del capitale umano, fondando diciamo, i suoi principi sulla rete, quindi sulla contaminazione, la collaborazione tra le organizzazioni private e pubbliche. Ricreare Socialità è l'emblema di questa logica, perché Fondazione Saccone intercetta una possibilità, quindi un'opportunità emanata dal Ministero delle Politiche della Famiglia e in collaborazione con il Comune di Montecorvino Pugliano e il Liceo Classico Tasso oggi presenta un progetto rivolto ai più giovani. Lo scopo, l'obiettivo del progetto appunto è quello di riaccompagnare i giovani alla normalità, quella che potrà essere il principio della normalità, attraverso attività ludico-ricreative, attraverso attività di pratica digitale e attraverso attività di laboratorio scolastico molto molto veramente interessanti. Difatti la Fondazione Saccone proporrà nel programma, diciamo, nel palinsesto del programma delle attività, due laboratori, uno di coding, quindi di 40 ore dedicato a 40 bimbi, accompagnati dalla professoressa dell'Università di Salerno, Angela Peduto, a questo percorso che accompagna i giovani alla logica computazionale, al problem solving. E poi un altro laboratorio, sempre di 40 ore, che abbiamo denominato B-Smart Kids, che è un misto tra il gioco dell'oca e un gioco a quiz, quindi sempre per lo sviluppo della logica computazionale. Poi avremo attività ludico-ricreative, quindi con la rievocazione storica del comune di Montecorvino Pugliano, con la Palio delle Frazioni, che sarà dedicato per la prima volta ai più giovani, quindi nella fascia d'età compresa tra i 9 e i 13 anni. Il Liceo Tasso invece propone un percorso davvero davvero interessante, che è nelle corde della Fondazione Saccone, difatti c'è stata una grandissima collaborazione, cioè quella di portare a contaminare l'attività, diciamo così, l'aspetto storico-archeologico con quello digitale, quindi per dare inizio ai ragazzi a quella che è la figura dell'umanista digitale. In che cosa consisterà? Fondamentalmente faranno dei laboratori formativi per imparare l'utilizzo delle stampanti 3D e quindi andranno riprodotti dei manufatti che oggi sono esposti al Museo Nazionale Archeologico di Ponte Cagnano e ne verrà creato un museo digitale. Quindi saranno tutte attività che promosse da questo ATS, quindi pubblico-privato, che inizieranno a brevissimo, quindi entro la metà di luglio conteremo di dare inizio alle attività, fino al 30 novembre, quindi saranno 6 mesi ricchi, ricchi e intensi di lavoro per tutti. Noi abbiamo accolto la partecipazione a questo progetto come una vera e propria sfida di ritorno in campo, di ritorno verso la normalità. Bisogna recuperare alla vita quotidiana e sociale molti ragazzi, e sono tanti, che si sono chiusi nelle loro stanze e durante questo anno e mezzo hanno disimparato a frequentare i propri pari, i propri simili, e ahimè ci sono queste situazioni di cui anche la scuola e le associazioni devono prendersi cura. Il titolo è indicativo in questo senso: Ricreare Socialità serve per ritornare sul territorio, ritornare e lavorare con il territorio per riconoscere se stessi, riconoscere gli altri e anche riconoscere il territorio. Non dico conoscere appositamente, perché si presume che ciascuno di noi conosca il luogo in cui vive. Questo progetto invece serve anche per approfondire la conoscenza con il territorio. Voglio ribadire anch'io che questo è un progetto che sottolinea ancora una volta quella che diciamo la filosofia della formazione, che è quello di creare rete
con la rete creare valore aggiunto per il territorio. Ricordiamo che è una fondazione riconosciuta a livello nazionale, quindi che opera appunto su tutto il territorio nazionale, ma bisogna partire giustamente dal proprio territorio, quindi siamo partiti con questo progetto dal comune di Montebello di Pugliano e dai comuni. Nell'ambito del progetto Educare rientra anche il Palio delle Frazioni, che quest'anno vedrà il coinvolgimento dei giovani del territorio. Sì, sì, i giovani del territorio di Montecrovino Pugliano con questa bellissima attività già sono stati coinvolti nei diversi anni, quindi il Palio delle Frazioni è il tema principale di questa amministrazione, che ha messo già le radici del coinvolgimento di molti giovani, quindi insieme con la collaborazione del Forum dei Giovani, che è un'istituzione attualmente già consolidata nel comune di Montecrovino Pugliano, che ha visto fare diverse attività, quindi coinvolgimento dei giovani c'è sempre stato a Montecrovino Pugliano, attualmente c'è la necessità di poter dare una mano ai giovani che hanno avuto in questo periodo difficoltà notevoli, come sappiamo noi, psicologicamente, quindi coinvolgeremo quelle fasce di quei giovani che, come ho detto anche precedentemente, che hanno avuto difficoltà in questo periodo. Quindi i giovani di Montecrovino Pugliano con il Forum dei Giovani, che ha però oggi ci sono quasi 2.000 iscritti a Montecrovino Pugliano di giovani, quindi è già una bella realtà. Ricreare socialità è il sottotitolo di questo progetto ed è un concetto centrale in un momento come questo in cui ci apprestiamo, si spera, ad uscire dalla pandemia. Eh sì, questo è un progetto fortemente voluto e ringrazio la Fondazione Saccone e con grande sinergia, che condivido con entusiasmo, il fatto di coinvolgere diversi giovani, soprattutto diverse famiglie che hanno visto in questo periodo, in questo periodo particolare il giovane, il ragazzo o in quella famiglia particolare momenti difficili, di difficoltà. E quindi davvero abbiamo già messo in campo con l'ufficio politiche sociali e quindi i servizi sociali in sinergia, già abbiamo individuato diverse famiglie da poter far partecipare, quindi l'obiettivo principale è divertirsi nel momento giusto e far divertire e soprattutto riprenderci la nostra normalità, la vita, la libertà, quella che a oggi ci è stata un po' negata da questo coronavirus. Passare il testimone a loro e quindi per me i giovani sono il presente di questo periodo, quindi davvero possiamo ribadirlo che la nostra è una mission, quindi